In effetti oggi è diventata un'esperienza abbastanza comune, ordinaria, quella di andare da una parte all'altra del nostro pianeta prendendo un aeroplano, ma pochissimi esseri umani, almeno fino a questo momento, fino ad oggi, è un'esperienza rarissima, quella di poter uscire dall'atmosfera terrestre, di entrare nello spazio e di poter osservare la Terra dall'esterno in un sol colpo d'occhio. E uno di questi pochissimi uomini è qui con noi oggi, Paolo Nespoli. Grazie. E io non mi dilungo, non ho nessuna intenzione di dilungarmi nel presentare il ricchissimo curriculum professionale di Paolo, anche perché sarà lui stesso a introdurci a quella che è stata la sua storia nell'incontro di oggi. Vorrei però accennare soltanto alle due missioni nella Stazione Spaziale Internazionale di cui è stato protagonista. Da notare due diverse missioni, una diciamo con lo Space Shuttle americano e una con la Soyuz russa, quindi con due contesti molto diversi che hanno richiesto due training separati. La prima missione di corta durata, durata circa 15 giorni, partita il 23 ottobre del 2007 con lo Space Shuttle Discovery. Durante quella missione Paolo si è occupato del coordinamento delle attività extraveicolari, vale a dire le attività fuori dalla navicella, e relative in particolare all'assemblaggio di un modulo della Stazione Spaziale Internazionale costruito con tecnologia italiana, come del resto molti dei moduli che sono sulla stazione. E questa missione è stata molto intensa, come mi spiegava spesso accade nelle missioni brevi, ma anche molto complessa e, come vedremo, ricca di imprevisti. La seconda missione invece è una missione di lunga durata, partita il 15 dicembre 2010, Paolo è tornato sulla Stazione Spaziale Internazionale, appunto questa volta con una Soyuz TMA-20. In quell'occasione era vicecomandante della stazione e dopo ben 159 giorni di permanenza nello spazio, il 23 maggio 2011 alle 4:27 ora italiana è rientrato a terra a bordo della Soyuz insieme al comandante russo Dmitry Kondratiev e alla statunitense Kathy Coleman, atterrando nelle steppe del Kazakistan. Ci farà rivivere qualcuno di quei momenti. Dunque, con i 6 mesi globali che Paolo Nespoli ha vissuto nello spazio, è l'uomo italiano con il più lungo periodo di permanenza nello spazio. Bene, oggi abbiamo questo privilegio di incontrare un testimone diretto di un punto di vista più unico che raro, riservato davvero a pochissimi esseri umani, un testimone di che cosa significhi vivere nello spazio e osservare la realtà terrestre da un punto di vista extraterrestre. E io nel chiedere e incontrare Paolo in vista di questo incontro, gli chiederei come tre spunti, vorrei offrire tre spunti per il suo intervento. Il primo è questo: tu Paolo hai vissuto una situazione molto diversa da quella ordinaria, forse per noi difficile da immaginare, in particolare per l'assenza di gravità. Ecco, che cosa ha significato questo e che tipo di esperienza ti ha dato, che cosa hai imparato da questa situazione? Secondo spunto, hai potuto ammirare uno spettacolo appunto eccezionale, la Terra vista dall'esterno. Che tipo di bellezza hai scoperto? Quali domande e quali considerazioni ti sono nate in questa esperienza? E l'ultimo spunto, già accennato,
è che, come sempre succede qui al meeting, incontriamo dei contenuti, delle cose grandi e belle, ma lo vogliamo fare incontrando la persona che ce le porta. Quindi vorremmo che tu ci raccontassi di te. Grazie. Grazie Marco per questa introduzione. Grazie agli organizzatori, a coloro che hanno lavorato per farmi venire qua questa sera per essere con voi, e grazie a voi per essere qui così numerosi. Siete quasi un mare da vedere da quassù, quindi meno male che hanno abbassato un po' le luci e mi inquieto un po' meno. Siete quasi voi stessi un infinito, se devo essere sincero, visto da quassù. Abbiamo circa un'ora e un quarto, cercherò di mantenere la mia presentazione nell'ora e un quarto, ogni tanto è difficile, e parleremo appunto di spazio, e attraverso le attività dello spazio cercheremo di trovare spunti per la vita di tutti i giorni. Comincio sempre le mie presentazioni con una cosa un po' scolastica, e vi prometto che ce ne saranno poche di slide con scritte, saranno quasi tutte immagini, ma la prima è la domanda: perché andiamo nello spazio? Perché andiamo nello spazio, in un posto ostile, un posto difficile, ostile alla vita, è difficile andarci, è un posto che richiede delle apparecchiature costose e complesse, un posto anche rischioso, alcuni hanno perso la vita cercando di andare nello spazio o tornando dallo spazio, ma perché ci andiamo? La mia risposta a questa domanda è che andiamo lì perché lì troviamo delle cose che non ci sono sulla Terra. E il fatto di andare in questi posti che non abbiamo nella vita di tutti i giorni è una delle cose che di solito facciamo, cioè conosciamo. Ma andiamo lì soprattutto perché ci sono delle condizioni di microgravità e delle condizioni di posizione rispetto alla Terra che ci permettono di fare della ricerca scientifica. Lo vedremo poi, vi farò vedere un attimino delle attività che abbiamo fatto in questi sei mesi nel volo di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale. Quindi facciamo ricerca scientifica che non può essere fatta sulla Terra, che se potessimo farla sulla Terra la faremmo qui, e invece andiamo là sopra. Andare lassù poi ci obbliga a lavorare, a testare, a sviluppare, a costruire delle cose che non sono normali, perché l'ambiente non è normale. Se io devo vivere in un posto dove una macchina mi deve mantenere in vita, una specie di polmone artificiale, è chiaro che la devo costruire in modo che non si fermi, perché se si ferma la pompa dell'ossigeno sulla stazione non è che c'hai molto tempo prima che ti debba dar da fare, e quindi è bene cominciare a costruire queste tecnologie con un'affidabilità molto elevata. Alla fine poi queste tecnologie, questi motori, questi lubrificanti, queste pompe vanno a finire nelle cose di tutti i giorni, nelle lavatrici, nelle lavastoviglie, in queste cose che usiamo tutti i giorni. Insomma, ci aiuta l'andare in questi posti impossibili, ci aiuta a vivere meglio nelle cose normali. E per finire, questo è l'ultimo punto lì sopra, andiamo nello spazio per esplorare. In effetti, questa è la cosa principale. L'esplorazione vista come conoscenza, vista come immagazzinazione delle cose interessanti, delle cose importanti, farle proprie e utilizzarle nella vita di tutti i giorni, è una cosa importante. Noi non ci rendiamo conto, ma esploriamo sempre, in continuazione, nella nostra natura. È forse la cosa che ci ha differenziato dal resto degli animali. Io ho una bambina di 3 anni, si chiama Sofia, e tutte le volte che la lascio da sola in una stanza, le devo dire: Sofia, per favore, mi raccomando, non toccare. Dura circa 15 secondi. Dopodiché le cose cominciano a volare, cominciano a cadere, comincia a saltare, comincia a fare. E lo fa non per dar fastidio a me, ma lo fa perché è così che facciamo. E noi, in un certo senso, ci comportiamo da adulti nello stesso modo. Andiamo nei posti che non conosciamo, andiamo a cercare di capire e scoprire, e le civiltà che fino adesso hanno coltivato questa esplorazione sono quelle che sono andate avanti, quelle che sono fiorite, le altre che si sono chiuse in se stesse sono morte. Quindi è una delle cose che dobbiamo fare per definizione.
come esploriamo, come abbiamo esplorato in questi 6 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale? Abbiamo esplorato lavorando in un laboratorio che si chiama appunto Stazione Spaziale Internazionale. Viaggia a circa 400 chilometri sopra la superficie terrestre, quindi non è lontanissima dalla superficie terrestre, ma è fuori dall'atmosfera. Viaggia a circa 28.000 chilometri all'ora, che equivale a circa 7 chilometri e mezzo al secondo. Per cui se immaginate di essere in un'auto che sta andando a 7 chilometri e 7 al secondo, ma voi non vi accorgete che sta andando così forte. L'unica cosa che sentite è il fatto che state cadendo, l'auto sta cadendo con voi e quindi siete in questa situazione di microgravità, state galleggiando, che è veramente una sensazione diversa. Il fatto che sta andando a questa velocità porta questa navicella o questo laboratorio a fare un giro completo attorno alla Terra ogni ora e mezza, il che vuol dire che ogni 30-40 minuti c'è un'alba o un tramonto, che vuol dire che non è il caso di andare a guardare fuori dalla finestra se volete sapere se è il momento di andare a letto o di svegliarvi o di lavorare, perché finirete per dormire a singhiozzi. Però è interessante, se uno vuole può vedere là sopra 16 albe e 16 tramonti al giorno. Il volume interno è più o meno come una casa di 100 metri quadri. Il bello è che però puoi lavorare in 3 dimensioni, puoi lavorare sul soffitto, puoi lavorare sulle pareti, non c'è più bisogno di un pavimento che usi solo per calpestare. Quindi lo spazio si moltiplica, è piccolo ma non è poi tanto piccolo. E l'ultima cosa interessante e importante è che è un progetto internazionale e i partners di questo progetto sono gli Stati Uniti, la Russia, 10 nazioni europee coordinate dall'Agenzia Spaziale Europea, il Giappone e il Canada. Ed è interessante come queste nazioni, alcune giurate nemiche fino a qualche tempo fa, ora stanno lavorando in un progetto molto complesso, molto costoso, un progetto a lungo termine. Sembra strano, ma il fatto che gli Stati Uniti, la Russia, l'Europa, il Giappone e il Canada abbiano lavorato assieme a questo progetto l'ha fatto diventare più complesso, perché voi immaginate rappresentanti di ognuna di queste nazioni a discutere qualsiasi cosa che ha a che fare con la stazione. Uno parla in russo, uno in inglese, quell'altro, il rappresentante italiano, potrebbe parlare toscano se viene dalla Toscana in quel momento. Insomma, giapponese, canadese, culture diverse, metodi diversi, misure, dimensioni diverse. Il progetto è complesso anche per questo, ma alla fine il fatto che siano coinvolte queste nazioni così varie lo porta ad essere un progetto più solido, molto meno attaccabile dal punto di vista politico, per esempio, perché ogni volta che un presidente viene eletto negli Stati Uniti di solito cancella i programmi passati e si ricomincia da capo un'altra volta, il che vuol dire che è difficile fare programmi, ma questo anche in Europa, che durano più di 3 o 4 anni, che è l'arco di vita di un politico. Se tu dici a un politico voglio un progetto che dura 15 anni e costa 100 miliardi, ti dice no, finanziamone 50 che costano 1 miliardo e che durano 3 anni, perché questa è la vita politica. Quindi se vogliamo andare in futuro, se vogliamo costruire qualcosa di grosso, andare su Marte o fare delle cose molto grosse, forse questo, fare un progetto internazionale con tutti i partner, è il modo per andare avanti. La mia idea, il mio sogno in un certo senso di fare l'astronauta è venuto da bambino, quando ero bambino e vedevo queste immagini che venivano dalla Luna con questi astronauti che saltellavano in un modo un pochettino strano, li avete visti camminare sulla Luna, o che erano sulla Jeep lunare. Mi piaceva questa cosa che andavano su questa Jeep e facevano le derapate con i pezzi di luna che volavano dietro, e volevo anch'io andare in orbita e fare le derapate sulla Jeep lunare. Questo era il mio sogno. In effetti poi io ero un ragazzino normale, come tanti, cresciuto in un piccolo paesino a nord di Milano, ragazzino dell'oratorio, con così anche carino, ma se guardate con attenzione per esempio la mano sinistra la vedete tutta completamente sbucciata, con tutte le nocche sbucciate, per non parlare delle ginocchia che mia madre diceva erano perennemente in stato di croste informi, perché ero un tipo un pochettino attivo, non stavo molto, molto fermo.
Era un ragazzo un po' così, ebulliente. E il risultato è che sono arrivato a 18 anni, alla fine del liceo, senza veramente sapere che cosa fare. E quindi ho deciso di fermarmi un attimo e cominciare e andare a fare il servizio militare. E mi sono trovato così, sospeso per aria. Però non funziona questa foto, funziona solo quando uno fa una foto, non è che resti lì sospeso, stai cadendo a 200 km all'ora e prima o poi la devi trovare la maniglia lì per aprire il paracadute. Mi sono trovato a fare queste cose strane nell'esercito, non avevo mai pensato a fare questo tipo di lavoro, ma mi sono trovato e alla fine le esperienze che ho fatto mi hanno portato un attimino fuori dal mio paesino, mi hanno costretto a confrontarmi con tutta una serie di situazioni che mi hanno fatto conoscere un pochettino di più le mie capacità personali, fisiche, ma anche mentali, e alla fine, a 26 anni, mi sono trovato un attimino a un bivio. Qualcuno mi ha chiesto, ma tu cosa vuoi fare da grande? E io mi sono sentito un pochettino come se fossi qui davanti a questa foresta, qui di fronte, dovendo cercare di capire se era il caso di restare di qui, ero in un posto sicuro, conosciuto, o se dovevo cercare di bucare questa foresta per andare dall'altra parte. Ce l'avrei fatta? Sarei morto? Avrei trovato qualcosa dentro che mi avrebbe dato fastidio? Sarei dovuto rimanere dentro la foresta perché non sarei riuscito a sforare prima dell'arrivo della notte o del giorno? Tutte queste domande sono domande molto grosse, molto forti, che ti fanno un attimino pensare a quello che uno deve fare da grande. Io mi metto nei panni dei giovani così come ero io allora e non è una decisione semplice, non è facile capire che cosa uno vuole veramente fare. Non è facile capire se ha la possibilità di farlo. Non è facile capire che cosa fare per raggiungere questo obiettivo. E alla fine questo viaggio l'ho cominciato con questa domanda: che cosa vuoi fare da grande? Io veramente voglio fare l'astronauta, ma oramai ho 26 anni, non parlo inglese, non ho una laurea, l'unica cosa che ho è un fisico normale, ma ho cominciato questo viaggio. Io ho cominciato questo viaggio e sono andato negli Stati Uniti, mi sono iscritto all'università negli Stati Uniti e dopo 4 anni ho preso una laurea in ingegneria aerospaziale. Questa è una foto scattata allora, c'erano ancora le torri gemelle, tutto contento con il mio bel pezzo di carta, ho imparato inglese per forza perché stando lì si imparava inglese e ho cominciato la corsa verso questa foresta, sono entrato dentro questa foresta cercando di trovare la mia via d'uscita. Ci è voluto molto tempo. Ci sono volute molte prove, ci sono volute molti scontri. Alla fine però, dopo 10 anni o 15 anni, sono stato selezionato come astronauta, al mio terzo tentativo. E selezionato nel 98 come astronauta, sono stato preso dall'Agenzia Spaziale Europea e mandato a Houston, nel Texas, dove c'è il famoso centro di controllo americano, Houston, we have a problem. Il centro di controllo di Houston è laggiù, e lì è anche la sede del volo umano negli Stati Uniti, dove tutti gli astronauti arrivano, si addestrano, è la casa degli astronauti. Sono stato incluso in una classe di astronauti standard americani, la numero 17, che non porta sfortuna, è la 13 che porta sfortuna in America, la classe dei pinguini, 31 candidati astronauti, 25 americani, 2 italiani, un francese, un tedesco, un canadese e un brasiliano, 18 civili, 13 militari, 12 piloti collaudatori, 9 ingegneri, 7 fisici, un medico, un chimico, un insegnante. Come vedete è una classe abbastanza varia e assieme abbiamo fatto l'iter iniziale, 2 anni di addestramento, questi sono anni, 2 anni di addestramento di base sullo Space Shuttle e sulla Stazione Spaziale Internazionale
per poter essere qualificati ed essere assegnati a una missione. Dopo 2 anni perdi il titolo di candidato astronauta, diventi finalmente astronauta e sei assegnabile a una missione. Quando ti assegnano e come sei assegnato, ci vuole un attimino di tempo, perché dipende da cosa serve, da come sono le opzioni di volo, da questioni politiche, tutta una serie di fattori. Sono stato anche abbastanza sfortunato, perché nel 2003 c'è stato un incidente, lo shuttle Columbia si è distrutto al rientro, per cui si è fermato tutto il programma. Ma alla fine, dopo quasi 10 anni, 9 per essere sinceri, sono stato assegnato a una missione con un equipaggio americano sul Space Shuttle Discovery. La missione si chiamava STS-120, che aveva come obiettivo di portare il nodo 2, un modulo della Stazione Spaziale Internazionale costruito qui in Italia, di portarlo in orbita e agganciarlo alla stazione. Questo era l'obiettivo primario. Secondo obiettivo primario era quello di spostare un gruppo di pannelli solari dalla parte superiore della stazione e portarlo nella posizione finale. Operazione delicata e complessa. Abbiamo lavorato, gli ingegneri americani della NASA hanno lavorato per anni nella pianificazione di questa missione, e noi siamo stati assegnati un anno prima apposta per diventare, per essere capaci, per provare queste cose che avremmo fatto in orbita. La maggior parte delle attività si sono svolte fuori, con astronauti fuori in passeggiata spaziale. A me è stato dato il compito di fare il coordinatore delle passeggiate spaziali, una specie di regista, di quello che con le procedure di bordo, un libro alto 10 centimetri, dove passo per passo c'è scritto quello che devono fare quelli fuori, e tu come regista sei responsabile di dirlo e farlo, di dirglielo e farlo in modo che avvenga, perché loro sono fuori, possono solo lavorare, ma tu li devi dirigere. È stata una missione interessante e importante, partita nel novembre del 2007. Quella che vedete sulla destra è la comandante della missione. Il comandante di questa missione era un astronauta americano donna, la seconda pilota e comandante di shuttle americani, Pamela Melroy, e 6 altri astronauti, tra cui io, l'unico non americano. C'era molto Verano, il paese da dove vengo, al lancio dello shuttle, tutti col cartello go, 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 che cantavano anche, cos'è che cantavano? Hanno cominciato a cantare Oh mia bella Madonnina, poi ho detto no ragazzi, non è il caso, facciamo qualcosa di più neutrale, e sì, perché sennò offendavamo i napoletani, hanno fatto un po' di Oh mia bella Madonnina o Sole mio, e quindi c'era un po' di conflitto, e quindi ci siamo fatti su volare, e quindi c'era questo volare, Che volava per Capo Kennedy, gli americani che ci guardavano un pochettino, lì guardavano un pochettino così, questi italiani sono tutti matti. Ma insomma, lo shuttle è partito e è ricominciata questa missione, 15 giorni, molto intensi, una missione di shuttle molto intensa, è come fare un campeggio veloce dove tu dormi, anche se non dormi non fa niente, anche se non mangi non fa niente, e basta che lavori, perché devi fare tutta una serie di cose in fretta e furia. Tra l'altro, lo sapete quanto tempo ci vuole dal momento in cui si accendono i motori qui sulla piattaforma di lancio al momento in cui sei in orbita? Lo sapete? Minuti? Ore? Giorni? Ci vogliono 8 minuti e mezzo. Però fate conto che in 8 minuti e mezzo fate 600 chilometri. Perché è come fare un Milano-Roma in 8 minuti e mezzo, che non è male, devo dire, ecco. Chissà cosa ce lo fanno pagare, però. Lo shuttle è limitato, nel senso che ha un sistema interno per cui le accelerazioni sono limitate a un massimo di 3G. 3G vuol dire che se voi vi sdraiaste su una cosa rigida e mettete 3 persone sdraiate sopra di voi del vostro peso, vi sentite in quel modo, cioè che quella è l'accelerazione, questa è l'accelerazione a cui uno viene sottoposto. Non è niente di super eccezionale, a dire il vero. Sono convinto che se prendessi
la maggior parte di voi, o se prendessimo la maggior parte di voi, un pochettino ad addestramento, sarebbero sicuramente in grado di sostenere queste accelerazioni al lancio e di arrivare in orbita. Questa è anche una delle ragioni per cui dico sempre che andare nello spazio probabilmente sarà aperto a tutti in futuro, non bisogna essere né Superman né supereroi. Ma comunque si arriva in orbita dopo 8 minuti e mezzo e noi sullo shuttle, appena arrivi in orbita, ti sganci e cominci a lavorare. E corre, è come se tu cominci veramente a correre. È una corsa veloce, come fare un 100 metri alle Olimpiadi, per cui tu corri sempre velocemente. Naturalmente non sei solo, sei in 7 sullo shuttle, ma giù c'è un centro di controllo, ci sono 150 controllori di volo che ti controllano in continuazione quello che devi fare, quello che fai, gli interruttori manovrano loro tante dei sistemi della navicella. Quello che è successo però è che durante una delle passeggiate spaziali, quando abbiamo spostato il pannello solare, uno dei pannelli solari ha cominciato a rompersi. E questo è quello che succede quando fai delle cose complesse. C'è la possibilità che succeda l'imprevisto. Questo è un imprevisto molto pericoloso, perché se il pannello solare si fosse... Tenete presente, questo pannello non è un pannellino piccolino, lungo 35 metri, largo 4, 8 kW di potenza, e se si tranciava completamente questo pannello avrebbe potuto addirittura andare a sventolare nel corridoio di partenza dello shuttle, bloccandoci lì sulla stazione. Siccome non c'è abbastanza ossigeno per tutti per lungo tempo, non ci sono viveri, sarebbe stato sicuramente un problema. Quindi, problema molto grosso, è stata una specie di situazione di Apollo 13. Guardate il film Apollo 13, degli ingegneri attorno alla scrivania che buttano tutte le cose sul tavolo e dicono: c'hanno questo, cosa possiamo fare? È successo più o meno la stessa cosa. Al centro di controllo hanno fatto così, si sono trovati ed uno ha inventato di fare delle specie di lacci ed andare a mettere questi lacci nel pannello solare dove c'era la rottura, in modo da evitare che la rottura si propagasse. E noi abbiamo cominciato a lavorare in orbita, abbiamo lavorato per 2 giorni per costruire questi 5 lacci con pezzi di emergenza che abbiamo trovato sulla stazione, e dopodiché Scott Parazynski, uno degli astronauti americani con più esperienza per le passeggiate spaziali, e un altro collega sono usciti per fare questa riparazione d'emergenza. Era un problema veramente grosso, perché la rottura, la vedete qua, era in un posto dove lui non ci poteva arrivare. Di solito si cammina con le mani fuori quando si va in passeggiata spaziale. Tra l'altro, se becco chi le chiama passeggiate spaziale questi, lo metto io dentro una tuta da 150 kg, lo metto in assenza di gravità, gli dico: adesso passeggia. È un po' difficile. Sembra quasi invece di fare la scimmia, come da una liana all'altra in queste passeggiate spaziali, perché uso le mani per muoverti, per passeggiare, vai dove devi fare, lavorare, lavori. Lì non ci poteva arrivare. Tenete presente che questi pannelli solari sono sotto tensione. Non è che puoi spegnere il sole, dice: tolgo la corrente, spengo il sole un paio d'ore, 3 o 4 ore, faccio questa riparazione. E quindi, per esempio, abbiamo dovuto nastrare tutti i pezzi della tuta, i pezzi metallici della tuta, perché avevano veramente paura che se lui toccasse queste celle fotovoltaiche causasse dei cortocircuiti che potevano sciogliere del metallo, fare delle scintille e bucargli la tuta. E non è molto bello se sei in passeggiata spaziale e ti va via l'ossigeno, di solito non è molto piacevole. Insomma, una cosa complessa. Tra l'altro non ci poteva arrivare, quindi si sono dovuti inventare di agganciare sul braccio meccanico un altro pezzo che non c'entrava assolutamente niente, più un'altra estensione. Scherzando, ho sempre detto: se avessimo avuto un paio di scope l'avrebbero legate lì col filo di ferro per permettergli di arrivare vicino qua sopra. Ma insomma, morale della favola, questa cosa fantasmagorica è successa. Ecco lì Scott che ha messo qui in questo momento, ha messo 3 dei suoi lacci, ce ne sono ancora 2 da mettere, e se notate con attenzione in questa foto, vedete che c'è un altro astronauta, eccolo qua, che vegliava attentamente su Scott, perché questo pannello solare è montato su una specie di vela che si muove, se tu lo tocchi la vela va via e poi ti viene addosso. E quindi il suo compito qui era quello di urlare: attento Scott, ti sta venendo addosso la vela,
e così Scott poteva tirarsi indietro o fermarsi. Insomma, una cosa abbastanza complessa. Ma tutto questo per dirvi che quando siamo come esseri umani messi in un angolino e ci dobbiamo dare da fare e tirare fuori le cose più astruse, strane e complesse, riusciamo a fare delle cose quasi impossibili. Se l'avessero programmata questa passeggiata spaziale, ci avrebbero messo 15 anni a farla e non sarebbe stato possibile tutta una serie di cose d'emergenza e di regole di sicurezza. Questo per dirvi. Va bene, insomma, questo 100 metri della missione sullo shuttle è finito. Al rientro, dopo qualche mese, mi è stato detto: benissimo Nespoli, ti abbiamo assegnato a una missione di lunga durata, 6 mesi nello spazio. E mi sono chiesto se dovevo essere contento o se invece avrei dovuto avere paura. In effetti, 6 mesi nello spazio non sono pochissimo. Io mi ero addestrato per volare sullo shuttle, non sulla stazione, ma per tutta una serie di ragioni mi sono trovato in questa situazione, per cui non ho avuto scelta, assegnato la missione di lunga durata, e mi sono trovato questa volta con un equipaggio formato da un colonnello dell'aviazione russa, Dmitri Kondratiev, lo vedete qui nel mezzo che sorride, e Katie Coleman, anche lei un colonnello dell'aviazione americana, ma lei è uno scienziato, è una laurea in fisica, in chimica. Mi sono trovato equipaggio con questi tre a addestrarmi in Russia per volare su una navicella Soyuz. Ora, se tu voli sullo shuttle, volare sullo shuttle è come addestrarsi, imparare a volare su una Ferrari, più o meno. Cioè una cosa veramente disegnata e costruita al limite, all'estremo, molto delicata ma molto capace. Poi arrivi in Russia, ti fanno vedere la navicella e ti viene da pensare: l'ha fatta qualcuno nel garage negli ultimi 15 giorni? L'hanno comprata e montata in scatola di montaggio? Queste manopolone rosse di bachelite, vi ricordate che c'era una volta queste belle cose di bachelite rossa? E piano piano impari il russo da un lato, perché tutto fatto in russo, parlano in russo i controllori di volo, le procedure, i libri, l'addestramento è tutto fatto in russo, e impari ad apprezzare in effetti questo piccolo veicolo, che se da un lato sembra un po' così, dall'altro ha la capacità di essere molto semplice, poco costoso e estremamente affidabile, nel senso che quando i russi dicono: il 26 febbraio alle 4 di mattina parte la Soyuz da Baikonur, la Soyuz parte il 26 febbraio alle 4 di mattina, che ci siano meno 20 gradi, meno 30, la bufera di neve, gli orsi polari che parte. Lo shuttle, al contrario, di solito prima di partire deve essere sempre rimandato 2, 3, 4, 5, 12, 15 volte, perché c'è sempre qualcosa che non è esattamente perfettamente a posto. Quindi ci sono vantaggi e svantaggi. Dopo 2 anni e passa di addestramento ci siamo trovati 15 giorni prima del lancio a fare una cosa tradizionale, i russi sono molto tradizionali, siamo trovati nella Piazza Rossa a mettere i fiori sulla tomba di Yuri Gagarin e sulla tomba di Korolev, che è l'equivalente del Von Braun russo, prima di partire per il Kazakistan. Siamo partiti in Kazakistan, a Baikonur, in questo posto segreto, una volta segreto, e dove c'era ad attenderci il nostro razzo, la nostra Soyuz, che sostanzialmente è quasi identica al razzo di Yuri Gagarin, tant'è vero che la piattaforma da cui ci si lancia, che è questa, è sempre la stessa, sempre quella di 50 anni fa da cui è partito, da dove è partito Yuri Gagarin. Mi piace questa foto perché è così un po' nazionalista, ma c'è la bandiera russa, la bandiera americana, la bandiera italiana e la bandiera del Kazakistan. Non capita tutti i giorni di avere la bandiera italiana che sventola nelle steppe del Kazakistan. Ma insomma, ci siamo trovati lì, era dicembre, di notte faceva meno 20, meno 30, ma implacabilmente ci hanno infilato dentro il razzo e a mezzanotte 20 se non sbaglio, siamo partiti verso la Stazione Spaziale Internazionale. Quanto tempo ci mette questo veicolo, molto più piccolo, ad arrivare in orbita? 8 minuti e mezzo un'altra volta.
sempre lo stesso. È un pochettino più forte, se devo essere sincero, invece di 3G arriva a 4G e 2, 4G e qualcosa, ma il lancio è molto simile allo shuttle. Lo shuttle parte molto più forte, poi rallenta un pochettino, questo parte molto più lento e poi va più forte alla fine, ma più o meno è lo stesso. E ritorniamo al discorso di prima, se dovessi prendere la maggior parte di voi, potreste sicuramente affrontare un lancio senza nessun problema su questo veicolo. 8 minuti e mezzo, arrivi in orbita e sei su una navicella con lo spazio interno equivalente al sedile posteriore di un'utilitaria. Sei qui nel mezzo, questo è si chiama modulo orbitale, è una specie di sfera di 2 metri di diametro, all'interno ci sono equipaggiamenti per la stazione, viveri, cose di questo tipo, c'è un po' di spazio, si può andare lì dentro, c'è una specie di micro bagno nel caso dovessi andare, ma insomma la maggior parte del tempo sei schiacciato in questa parte centrale, e questa parte posteriore invece è tutta la parte di supporto con i motori, i contenitori, e lì non si può andare. Insomma, 48 ore e piano piano ti avvicini alla Stazione Spaziale Internazionale, che sta andando a 28.000 km all'ora, e tu devi fare l'aggancio a 28.000 km all'ora più 10 cm al secondo. E deve essere 10, non deve essere 12, non deve essere 7. Se vai più piano, il sistema di aggancio che è qua sopra non si aggancia, quindi rimbalzi più o meno. Se vai troppo forte, sfondi tutto e crei altri problemi. Cose successe, tra l'altro. Tutte queste cose sono successe in passato. La navicella Soyuz ha un sistema di controllo di pilota automatico, per cui l'equipaggio di solito monitorizza quello che sta facendo il pilota automatico e in caso di problemi interviene e risolve la cosa. Per noi è andato tutto bene, ci siamo agganciati e non abbiamo avuto assolutamente nessun problema. Sulla stazione c'erano già 3 altri astronauti, 2 russi e 1 americano, che erano lì già da 3 mesi. Cioè funziona così di solito, ci sono 3 che stanno 6 mesi, ma dopo 3 mesi ricevono 3 nuovi astronauti e si va avanti così, in modo da avere sempre 3 anziani a bordo, perché quando arrivi in orbita l'inizio è un pochettino complesso, difficile, quindi è bene avere qualcuno che sia lì già da 3 mesi. Quindi siamo arrivati noi, ecco Dimitri che sorride di nuovo, Katy e Scott e noi 3, e 3 mesi dopo, quei 3 che c'erano se ne sono andati e noi siamo diventati gli anziani, eccolo sempre lì, stavolta è diventato comandante della stazione. Questa è una foto fatta il giorno dopo, stavo mettendo a posto il mio, come lo possiamo chiamare, il mio cubicolo personale, la mia cabina personale, che è questa sulla sinistra. È una specie di cabina telefonica, ognuno di noi ne ha una, e quello è il tuo spazio personale, puoi entrare lì dentro, chiudere tutto, spegnere la luce, e sei abbastanza isolato, c'è un sistema di circolazione dell'aria per cui non muori, in caso di emergenza c'è un altoparlante che ti sveglia, e ho pensato, quando mi hanno dato quello lì di sinistra, ho detto meno male che mi hanno dato quello sulla parete, perché io a dormire come un vampiro come questo qua non ce l'avrei fatta. O peggio ancora, ho pensato, se mi avessero dato la tomba qua sotto, e invece l'hanno data al russo. È veramente un posto fuori dal mondo, perché sei in caduta libera sostanzialmente, stai cadendo ma la navicella sta cadendo attorno a te e sei in questa situazione di microgravità. Succedono le cose veramente strane, non puoi più camminare, succedono una serie di cose interessanti. Questo è lo stemma che è stato creato dall'Agenzia Spaziale Europea per questa missione. È importante, di questo stemma è importante questa pianta, questi ingranaggi e questo libro, perché sono i 3 pilastri della missione: la ricerca, la tecnologia e l'educazione. E sono le attività principali che abbiamo fatto durante questi 6 mesi. Questa è l'equivalente, la slide equivalente della NASA,
siccome della NASA deve essere leggibile, cioè avete bisogno di un anno di addestramento per capire qualcosa, ci sono almeno una cinquantina di acronimi lì dentro, ma questa è la lista di tutti gli esperimenti che abbiamo fatto nei vari settori di ricerca umana, fisica dei fluidi, eccetera, 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 eccetera. Questa è Katie Coleman, nel laboratorio giapponese, che fa sfoggio del suo taglio di capelli. In effetti, quando arrivi in orbita, succedono le cose più strane, uno non ci pensa. Poi arrivi in orbita e ti trovi con i capelli lunghi così, e ora cosa fai? Il problema però è che come i capelli volano, volano o si muovono, si distribuiscono diversamente anche i liquidi che di solito sono nella parte inferiore del corpo, tirati giù verso il basso dalla forza di gravità. Questi vanno verso l'alto, infatti se vedete le facce sono piuttosto rosse, perché c'è tanto sangue, sono molto erorate dal sangue, ma c'è anche un innalzamento della pressione idrostatica dentro il cranio, che porta a uno schiacciamento del cervello, uno schiacciamento del nervo ottico, a uno schiacciamento dell'occhio, perché tu arrivi in orbita e non vedi più niente, almeno io non vedo più niente, devi mettere gli occhiali, perché c'è questa situazione un pochettino strana. Di solito quando si torna a terra si recupera, di solito, ma ci sono stati tre casi di tre astronauti americani che non hanno recuperato, per esempio. Succede anche che c'è un meccanismo all'interno che decide che, non essendoci più la forza di gravità, possiamo smantellare lo scheletro e quindi si comincia a perdere calcio, si scioglie letteralmente lo scheletro. Adesso non esageriamo, si scioglie velocemente, non estremamente velocemente, ma velocemente circa 10 volte più velocemente di una tipica persona osteoporotica qui sulla Terra. Per cui sostanzialmente il mio scheletro, più o meno facendo due conti, in questi 6 mesi in orbita è invecchiato di 10 anni. Il mio scheletro è più vecchio di me di 10 anni. Interessante questa cosa. E si fa tutta una serie di ricerche. Se guardate con attenzione, Katie ha addosso una serie di strumentazione medica appunto per calcolare, per vedere, per misurare questi cicli circadiani, capire un pochettino tutti questi cambiamenti che succedono in orbita. Qui sto facendo degli esperimenti, stiamo guardando come si comportano degli altri esseri viventi, chiamerei. Qui c'erano circa 200 microvermi di 1,2 mm all'interno di questo contenitore e gli scienziati da terra guardavano come si stavano comportando. Ma avevamo 21 di questi contenitori e c'erano alcuni con delle cellule cancerogene, alcuni con delle cellule di organi umani o animali. E questa fa parte della ricerca nello spazio. Così come, qui non è Katie che sta mettendo del sale nella mia zucca, come sembra, sta mettendo del gel in questi sensori in modo che possano, gli scienziati possano misurare l'attività del cervello, perché quello che succede è che tu arrivi in orbita, sei sano, ma è cambiato l'ambiente in un modo così pesante, per cui è come se fossi meno abile, disabile. Cioè diventi disabile pur essendo abile. E quindi gli scienziati cercano di capire come il cervello si riadatta a questa nuova situazione per tirar fuori dei paradigmi per poter essere utilizzati poi nella vita di tutti i giorni quando qualcuno ha un ictus, un problema, un incidente, cose di questo tipo. Questo è Scott che sta facendo un esperimento tecnologico guardando come si distribuiscono i liquidi in orbita. Volevo anch'io fare un esperimento qua, ma non abbiamo moltissimo tempo, ma insomma immaginate cosa succede qui sulla Terra se ho un contenitore con del liquido, forse possiamo mandare l'immagine con le telecamere qua, come si distribuisce questo contenitore se dovessimo andare in orbita? Provate a immaginare cosa succede, dove va la parte vuota, va verso l'alto, verso il basso, a destra, a sinistra, dove va? Non è così semplice la cosa. Questa è Coca-Cola, fa anche la schiuma. In effetti quello che succede è che la parte vuota si distribuisce nel centro, per cui le pareti attirano il liquido e succede questa interazione che qua sulla Terra non si vede perché c'è la forza di gravità, e lì invece si vede. Ma quello che hanno scoperto è che se si cambia la forma del contenitore e si schiaccia un attimino il contenitore, il liquido all'interno si comporta in un modo completamente diverso. E quello era parte di quegli esperimenti che stavamo facendo in orbita, esperimenti tecnologici. Questa è sempre Katie che sta cavalcando una
fornace spaziale, una specie di forno che è in grado di sciogliere dei piccoli pezzi di metallo e fare delle leghe, facendole in assenza di gravità, queste si formano perfettamente, poi si portano a terra e si possono valutare e misurare molto meglio che se dovessimo farli sulla terra. E poi abbiamo fatto delle attività educative, come dicevo, le tre cose, scienza, tecnologia e educazione. È molto importante questa cosa, educazione è stata molto importante, coinvolgere i ragazzi delle scuole, fargli capire che fare lo scienziato non è essere matto, essere pazzo, che è alla portata di tutti, fare capire che la scienza e la tecnologia sono cose interessanti e intelligenti. Spesso e volentieri adesso nei nostri media diamo delle immagini di persone di successo che sono, che ne so, cantanti, calciatori, veline, cose di questo tipo, e forse fargli vedere anche che lavorando per la scienza si riesce a essere di successo e avere anche un ritorno. Quindi è importante, abbiamo fatto questo progetto chiamato Greenhouse, che è una specie di piccolo esperimento semplice, abbiamo fatto crescere delle piccole piante qua dentro, ma a terra c'erano 800 scuole in tutta Europa che anche loro hanno fatto crescere queste piante, facevamo delle osservazioni incrociate, come crescevano le piante sulla stazione, come crescevano a Varsavia, come crescevano a Milano, a Roma, a Parigi, a Oslo. Interessante questa cosa, così come interessante quest'altro progetto chiamato, progetto educativo chiamato Mission X, sottotitolo Train Like an Astronaut, che non vuol dire vai in treno come un astronauta, ma vuol dire addestrati come un astronauta, e, perché alla fine sulla stazione, per via di tutte queste problematiche con l'assenza di gravità, dobbiamo stare veramente attenti da un lato all'alimentazione e dall'altro a mantenerci in forma fisica, tant'è vero che facciamo 2 ore di esercizio fisico al giorno, 1 ora o sulla cyclette o sul tapis roulant. Interessante come sia sulla cyclette che sul tapis roulant ti devi legare, perché altrimenti vai a sbattere la testa sul soffitto dopo il primo passo, e poi 1 ora di esercizio su una macchina speciale che ti permette di fare pesi in assenza di peso, per cui schiacci la colonna vertebrale e fai lavorare i tuoi muscoli contro questa forza. La ragione di tutto questo, di questo Mission X, il concetto è dare un esempio ai ragazzi, cercare di spronarli a fare attività fisica e a controllare quello che mangiano. Oggi come oggi, specialmente negli Stati Uniti, succede che c'è un'alta incidenza di malattie per i ragazzi, di malattie che una volta non c'erano, diabete, obesità, cose di questo tipo. E perché questo? Una ricerca ha detto che i ragazzi di oggi mangiano male, mangiano quello che trovano nel frigo quando vogliono, e non fanno esercizio. Non è che io facessi esercizio quando ero piccolo, non andavo in palestra, ma andavo fuori, ero fuori la metà della mia giornata, fuori a correre, a saltare, a sbucciarmi le mani e le gambe. Adesso invece la maggior parte dei ragazzi stanno a casa sul computer a guardare la televisione, e quindi porta a avere questi problemi. Quindi l'idea era Mission X, train, addestrati come un astronauta, emula un astronauta. Abbiamo fatto anche attività con i radioamatori collegando scuole, abbiamo parlato con 10.000 ragazzi dall'orbita, 77 contatti dalla stazione spaziale, anche lì per invogliarli a seguire un attimino le cose tecnologiche. E per finire, una cosa molto bella è che da un paio d'anni sulla stazione c'è un modulo nuovo che si chiama Cupola, eccolo qua sotto, anche questo tra l'altro costruito qui in Italia, uno del 40% della stazione, costruito qui in Italia, così come il nodo 3 costruito qui in Italia, e in questa cupola è possibile guardare la Terra che ti scorre qua sotto. Non è che usiamo la cupola per andare a fare le foto la sera, è vero, la usiamo per andare a fare la foto la sera, ma non è stata questa la ragione per costruire la cupola. È stato il fatto che all'interno della cupola ci sono dei joystick, dei controlli, per cui è possibile manovrare una gru, una specie di gru spaziale che usiamo per fare cose tecnologiche, come per esempio catturare al volo una navicella di rifornimento giapponese. Questa è lunga 12 metri, larga 5, pesa diverse tonnellate, si ferma a 10 metri dalla stazione
e quello che dobbiamo fare è andarla a prendere. C'è un attimino di batticuore in questa cosa, perché se fai un'operazione sbagliata e la urti, questa comincia a rotolare, poi bisogna dirgli ai giapponesi: scusate, la vostra navicella sta rotolando verso l'Oceano Pacifico, e probabilmente loro ti rispondono: scusate, non mangiate per i prossimi 3 mesi. È interessante questa tecnologia di questo braccio meccanico, perché se guardate con attenzione ha una mano da questa, di qua, un polso, una serie di snodi che è equivalente al nostro polso, uno snodo equivalente al nostro elbow, mi viene da dire, al nostro gomito, e poi da quest'altra parte ha un altro polso e un'altra mano. Per cui sostanzialmente questo braccio può camminare, lo posso prendere e agganciare da un'altra parte e sganciare da questa parte. Quindi cammina sulla stazione, si aggancia di lì, si sgancia e va avanti. Che la stazione è lunga 100 metri e il braccio è lungo solo 25, per cui se devo andare a lavorare laggiù lo faccio camminare e poi da laggiù lo manovro. Tecnologia molto interessante. I canadesi, che sono quelli che, e questo è il contributo canadese alla Stazione Spaziale Internazionale, dovendo sviluppare questa tecnologia, sono riusciti a diventare dei leader mondiali nel settore della robotica e dei freni e dei motori che ci sono qua dentro, tanto è vero che ultimamente hanno costruito un mini braccio meccanico che è in grado di fare delle operazioni chirurgiche remote basato su questa tecnologia. Noi siamo nella cupola, Dimitri sempre che sorride un pochettino qua, quando abbiamo un attimino di tempo. Sulla stazione non è che c'è molto tempo libero, se devo essere sincero, perché si comincia a lavorare, o meglio, ogni giorno ti mandano una pianificazione giornaliera da Houston, cominci a lavorare attorno alle 7:30 di mattina e teoricamente vai avanti fino alle 7:30 di sera. C'è un'ora di pausa pranzo, 2 ore di esercizio fisico, però è tutto pianificato, perché devi correre, di solito non riesci mai neanche a mangiare perché fai un errore e ti parte il pranzo. Qui arrivi alle 7:30 di sera, parli con i centri di controllo, una cosa e l'altra, insomma arrivano alle 9:30, alle 10 e teoricamente dovresti andare a letto alle 10, perché se dormi dalle 10 fino alle 6 di mattina sono 8 ore e poi è ora di svegliarsi e ricominciare. Ma questo non ti permette di fare niente delle cose che tu vuoi veramente fare, come per esempio delle cose personali, come per esempio fare foto dalla cupola, o chiamare gli amici col telefono di bordo, o mandare messaggi in Twitter, scrivere la posta elettronica, queste cose così. Per cui io di solito non andavo mai a letto alle 10, andavo a letto all'1 di notte, facevo queste 3 ore di cose personali e poi di mattina mi svegliavo un pochettino più tardi, ma andavo avanti così. Ma insomma, quando avevamo un pochettino di tempo, ci mettevamo lì alla cupola e guardavamo di sotto e facevamo foto, che è una delle cose più belle da fare là sopra. Vorrei farvi vedere adesso un filmato. Non ho fatto io questo filmato, è stato fatto dagli astronauti che sono appena scesi dalla stazione. Quello che loro hanno fatto, hanno montato su queste finestre delle macchine fotografiche come le nostre, su della specie di cavalletti, e poi hanno programmato la macchina affinché facessero una serie di foto una dietro l'altra durante questi passaggi. Vediamo questo filmato con questi 4-5 passaggi di cose speciali e particolari. Questa verde che vedete sopra è l'atmosfera, questi lampini che vedete ogni tanto sono dei temporali, dei fulmini. Ce ne sono tanti di fulmini di solito. Vedete, se provate a riconoscere alcune delle zone che stiamo sorvolando in questi momenti. Guardate questo temporale qui sulla destra. Questo è un passaggio dal nord Europa. Italia, la Grecia, Turchia, Cipro, Medio Oriente, il Cairo, il Nilo e i deserti dell'Arabia. Ogni tanto capita che vedi un'aurora borealis e vedi questo spettacolo di queste cortine che volano verso l'alto. O è capitato
lo scorso dicembre di vedere uno spettacolo veramente impressionante. Non era proprio a Natale, ma non lontano da Natale. Poi naturalmente ci sono le riprese che si fanno di giorno, dove si vedono le cose interessanti come gli uragani. Questo è un uragano. E per finire un passaggio sopra i deserti dell'Africa, l'Africa centrale, questo è il Nilo, il Cairo, il Sinai, il Mar Morto, il Medio Oriente. E poi andando avanti verso il giorno orbitale, o la notte orbitale in questo caso. Questi spettacoli sono veramente belli e veramente vale la pena di affrontare questo viaggio, di andare su per vedere questa terra vista da lassù. Vediamo alcune delle foto che ho fatto io. Invece ho fatto circa 26.000 foto in questi 6 mesi. Questi sono dei ghiacciai nel Sud America, in Patagonia. Di solito chiedo: che cos'è questo? Qui è un po' difficile perché siete tanti e lontani, ma insomma, se qualcuno riesce a capire dove siamo, lo urli pure. Questa è un po' difficile capire qua. Qui siamo nel nord del Canada, d'inverno, tutto gelato, tutto sotto zero, con questi fiumi con un pochettino d'acqua un pochettino più calda, e quindi fanno questa specie di acquarello là sopra. Tenete presente che le dimensioni qua sono chilometriche, state guardando delle cose macroscopiche, grosse, non piccoline. A me in effetti sembrava ogni tanto di stare a guardare al microscopio, ma stavo guardando un microscopio che mi dava un'immagine macroscopica. Interessante questa cosa. Qui dove siamo? Siamo nel Sud America, siamo in Amazzonia, un pochettino più sotto dall'Amazzonia. Ma questa è interessante questa foto, perché mi piace così com'è, sembra quasi un tappeto, ma mi piace. Alla fine, quando uno la guarda con un attimino di attenzione, vede che innanzitutto questo fiumicello, che sembra un fiumicello, è di diversi chilometri di dimensione. Non è un fiumicello piccolino come i nostri. Qui se sei da questa sponda probabilmente non vedi l'altra sponda. Poi il colore di questo fiume è un pochettino marroncino, perché disciolto in questo fiume c'è del terriccio. E se uno lo guarda con altri occhi, capisce un attimino che questa non è una foto statica, è dinamica. Si sta muovendo una collina lì dentro, in quel momento. E tutti i giorni, tutti i momenti, tutti i secondi, ci sono delle colline che si spostano da qualche punto qua e vanno qualche punto là. Quindi cambia, la morfologia cambia, la natura non è ferma, come pensiamo che siamo sempre sia. Se guardiamo questa foto, poi vediamo che questo fiume ha cambiato il corso in continuazione. Qui sono 80-90 chilometri di dimensione qua. Ha cambiato in continuazione, mentre noi pensiamo che i fiumi siano statici. Si capisce anche che forse non è il caso, se dovessimo costruire una città, costruirla qua dentro. Sembra ovvio, giusto? A maggio dell'anno scorso ho fatto questa foto. Questo è il Mississippi negli Stati Uniti. Straripato, l'ho fatta colorare apposta. Tutte le aree che vedete che non sono verdi sono sott'acqua, sono state inondate. Migliaia e migliaia di chilometri quadrati inondati dal fiume, con tutta una serie di problemi. Forse dovremmo lavorare con la natura e non contro la natura. Questo, qui dove siamo? Grand Canyon. E questo di destra, che cos'è? È il fiume Colorado, lo vedete che è colorato rispetto a quell'altro, chiaramente. Però qui è successo già quello che abbiamo detto prima, ovvero questo fiume nei secoli si è portato via tutto quello che c'era qua attorno ed è rimasto un buco. Il Grand Canyon è grande, non è un bucherellino piccolino. Qui siamo a 1,5 chilometri di profondità, una 30 di chilometri di diametro. Si è spostata una montagna intera che è finita da qualche altra parte. E ora cosa è successo al fiume qua sotto?
si è abbassato un attimino di intensità, ma negli ultimi anni si è abbassato molto, è diventato quasi un rigagnolo, perché ora usano l'acqua del Colorado e di tutti i fiumi lì per alimentare le varie città, per mantenere i prati delle case verdi o i campi da golf. Bisogna fare un attimino attenzione anche lì. Qui dove siamo? Qui siamo nei Caraibi, questa in alto a sinistra è Cuba, queste sono le Bahamas. È bello vedere, guardando questa foto mi ha incuriosito queste aree tutte un pochettino così non lisce, e quando sono andato a fare delle foto nel dettaglio ho visto delle cose veramente interessanti. Qui passiamo da profondità chilometriche a metri o anche meno di profondità con queste sabbie tirate da queste correnti, un ecosistema molto importante. E queste sono altre piccole isolette, vedete delle piccole isolette qua con queste sabbie tirate. Ricordatevi, qui stiamo parlando di chilometri e chilometri e chilometri, non sono cose piccoline. Queste sono cose veramente grosse, se siete su un aereo queste cose non le vedete, non riuscite a vederle. Vedete un pochettino quest'isola nel mezzo e questi drappeggi tirati, così. Poi vedi qualcosa di questo tipo. Dove siamo qua? In Dubai. Benissimo. E qui dove siamo? Qui siamo in Bahrain, non lontano, non dagli Stati degli Emirati Arabi. Però guardando questa foto mi viene innanzitutto a sorridere, pensando che, vabbè, hanno costruito delle isole in mezzo al mare, le hanno costruite a forma di pesce, carino, devo dire, interessante, a pesce, forma di pesce. Non capisco questi, forse questi sono ami, non lo so, per cogliere i pesci. Però insomma, guardando questa foto, se voi guardate in basso a sinistra, vedete la barriera corallina che parte, poi arriva lì e si ferma. Non è che si ferma, è che hanno dragato tutta quest'area per tirar su la terra o la barriera corallina, quella che hanno trovato per fare queste isole. Se io dallo spazio riesco a vedere queste cose, qui parliamo di chilometri e chilometri, vuol dire che c'è un impatto ecologico. Stiamo facendo degli impatti qui e là relativamente piccoli, ma quando li aggiungiamo uno dietro l'altro sicuramente qualcosa cambiamo. Qui sicuramente le correnti sono cambiate, non so cosa faranno queste isole in futuro, se sopravviveranno di nuovo. Insomma, questo pianeta piano piano qui e là lo stiamo cambiando, ed è chiaro che visto da lassù ti fa vedere come questo pianeta sia un pochettino in equilibrio e dobbiamo stare attenti a quello che stiamo facendo. Questi sono i deserti sono molto belli visti da lassù perché di solito non ci sono nuvole, è un deserto, non piove, non ci sono nuvole. Di solito i deserti sono fatti su delle superfici piane, forse una volta erano oceani, addirittura alcune sono salate, del sale lì sopra, ma hanno una superficie piana sopra il quale il vento ha tirato queste sabbie, di solito di più da una parte e meno dall'altra, perché tira in questo modo, ma qui il vento è molto vorticoso, facendo questi ghirigori interessanti, ma non perdetevi lì dentro, perché se siete lì dentro non uscite probabilmente. Questi sono altri venti che hanno tirato, molto più lineari in questo caso, che tirano le sabbie con queste dune. Come mi viene da pensare, se fossi perso lì dentro dovrei andare in quella direzione invece di cercare di scavalcare tutte le dune in questa direzione. Questo è un altro deserto dell'Arabia Saudita, tra l'altro, quelli prima eravamo nello Yemen, con tutte queste sabbie, questa volta tante, che hanno coperto quasi completamente questa base piatta, tirate in quella direzione con una strada nel mezzo. Qui invece siamo in Egitto. Questi deserti bianchi li chiamano, con una forte concentrazione di sabbia in questo lato, tirata in quella direzione. Tra l'altro quando guardavo questa foto la sera ho pensato, accidenti, devo pulire la macchina fotografica, è molto sporca, guardate quante macchie nere ci sono, perché in orbita l'elettricità statica sporca il sensore molto di più di quello che succede qui sulla Terra, perché la polvere fa in giro, qui sulla Terra si deposita e la puliamo ogni tanto. Per cui guardando questa foto ho detto devo pulire il sensore, e poi mi sono reso conto che invece in effetti a ognuna di queste macchie nere corrispondeva una macchia bianca, quindi c'erano queste nuvolette che proiettavano queste ombre nere, vedete, bianca la nuvoletta con l'ombrettina, e quindi mi sono divertito a pensare che queste fossero tante nuvolette di fantozzi, con questo fantozzi lì sotto che seguiva la nuvoletta per evitare di essere bruciato dal sole del deserto. Questa a sinistra è una foto interessante, questa è una zona completamente scura,
con tante piante, tante città, un'autostrada, uno svincolo autostradale, una linea di demarcazione netta e poi il deserto con quest'altra città strana. Sembrava un pochettino strana questa cosa. Dove siamo qua? Al Cairo? E come fate a sapere che siamo al Cairo? Se guardate attentamente vedete le piramidi nel mezzo. Se guardate attentamente vedete le piramidi nel mezzo e quindi potete capire che siamo nel Cairo. Ora, le piramidi sono sicuramente uno dei monumenti più importanti dell'antichità. E pensate un attimo che se dovessimo noi fare le piramidi, oggi le costruiremo in mezzo alla città, chiaramente. Ma gli egizi, gli antichi egizi, che erano un pochettino più intelligenti, hanno pensato di metterle dove non arrivava il Nilo, anche perché le mummie non erano capaci di nuotare, e quindi per evitare che finissero sott'acqua le hanno messe giusto dove il Nilo non arrivava, cosa che è intelligente, mentre noi sicuramente le metteremo qua, poi ogni tanto arriva il Nilo e vale a Leo. Va bene. Qui dove siamo? Questa non è una montagna, è un vulcano, giusto? Dove siamo qua? È una montagna europea, è un vulcano europeo, ed è in effetti è il Vesuvio. Tanto per cominciare, vedete che l'area che è stata interessata dall'eruzione del 79 d.C. non era poi piccolina, era piuttosto grossa. E se voi andate a vedere le città attorno, vedete che c'è tanta gente attorno. Ma se uno vuole vedere e capire l'estensione delle popolazioni, di dove sono le città, deve andare a fare le foto di notte. E quindi ho pensato di fare una foto di notte. Ho aspettato qualche giorno e ho fatto quest'altra foto di notte. Abbassiamo un po' le luci e ho fatto questa foto, che è la foto di Napoli di notte. Secondo voi dov'è il Vesuvio qua? Questo è il Vesuvio e si trova a un diametro dal centro città. Pensate che qui attorno vivono 1 milione di persone. Per cui se il Vesuvio si arrabbia un'altra volta, sono guai. Dovremmo stare un attimino attenti a queste cose. Io spero che non si arrabbi. Però, qui dove siamo? In Puglia. Non siamo in Puglia, siamo in... questa è la Florida. Questa è la Florida, questo è Miami, Capo Kennedy, Orlando, Tampa, eccetera, eccetera, eccetera. Guardando le foto di notte è interessante perché si vede dove c'è la gente, ma si vede anche, si possono fare tutta una serie di considerazioni. Per esempio, se una nazione ha tanto potere industriale, economico, riesce a costruire un'infrastruttura come questa, cioè avere tante zone illuminate molto forti, perché occorre una potenza industriale per farla. Tra l'altro si capisce anche se una città è nuova o vecchia, perché di solito quelle nuove, come quelle americane, sono tutte squadrate. Vedete che sembrano fatte con la squadra? Se le guardate attentamente, sono tutte fatte così. Per cui una città relativamente nuova è squadrata e una città vecchia invece è più arrotolata attorno al centro, perché cominciava una casa, 2, 3, 4 e diventano come le nostre, come Roma, come Milano. Qui dove siamo? Questa è una capitale dell'Asia, è una città nuova o vecchia? Vecchia, arrotolata tutto attorno al centro di qua. Questo è Tokyo e pensate che in quest'area qui vivono 37 milioni di persone. Più di metà dell'Italia vive in un'area grande tanto quanto la Lombardia probabilmente. È un impatto molto forte, sebbene i giapponesi siano molto attenti, è comunque un impatto molto forte. Qui dove siamo qua? Città nuova o vecchia? Mi piace perché ho sentito metà che dicono nuova e metà che dicono vecchia. E questo era un trucchetto, ho fatto apposta. Questa in alto a sinistra è Pechino, una città vecchia, che però ha un'infrastruttura nuova e quindi non si riesce a capire perché c'è tutta questa infrastruttura che sembra squadrata, molto grossa, che però è arrotolata attorno al centro. Ma questo vi fa vedere un attimino che la Cina sta crescendo fortemente come nazione industriale. Hanno una capacità industriale di costruire un'infrastruttura di questo tipo. Qui vivono una decina di milioni di persone.
ci vuole una struttura molto grossa. Se fino a 30 anni fa andavano con i bastoncini e la bicicletta, adesso non più, sicuramente. Qui dove siamo? È una posizione un pochettino strana, si vede un modo un pochettino strano questo, non siamo abituati a guardare le cose, ma sulla stazione passi sopra negli angoli più strani. Allora, questa foto è fatta dal nord Europa, diciamo sopra l'Inghilterra, e stiamo guardando al sud dell'Europa. Mi piace che quando sono in Italia la maggior parte della gente dice l'Italia, la vedo, eccola là, lo stivale, qui, Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, l'Italia, l'Italia. Beh, l'Italia, dovrei dire l'Europa, questa è la Germania, questa è la Svizzera, questo buco nero qua, l'Austria, un altro buco nero. Se voi foste un extraterrestre, doveste volare sopra l'Europa e guardare qua sotto e doveste dire qual è la nazione europea più industrializzata, che cosa direste? Beh, non so se è il caso di applaudire, ma insomma, come extraterrestre direi, sono sicuro che l'Italia è la nazione in Europa che ha la maggior disponibilità di risorse naturali, petrolio. Come? Non abbiamo il petrolio in Italia? Ah, è vero. Ah, le centrali nucleari, sicuramente in Italia. Non abbiamo le centrali nucleari? Ah, è vero. Compriamo l'energia dagli svizzeri, dagli austriaci, dai francesi compriamo l'energia dalle altre nazioni che sono un pochettino più attenti di come la usano e la bruciamo nello spazio, perché quello che stiamo facendo, se io dall'orbita vedo tutta questa energia dissipata nello spazio, non serve a niente. Cioè, se io ho un lampione per la strada, dovrei far la luce sulla strada, non nello spazio. Quindi questa che vediamo è tutta energia dissipata per niente. Insomma, dovremmo stare un pochettino attenti su come usiamo le nostre risorse. Forse se dovessimo spegnere la metà delle luci che abbiamo sulle strade, o due terzi, forse vedremo lo stesso. Forse questa è la spiegazione dello spread tra l'Italia e la Germania. Eccoli che spread che abbiamo. Devo dire che l'Italia vista dalla sua è molto bella, è una dei, toglie quasi il fiato dalla sua, ma non solo a me, a tutti. Tra l'altro mandavo queste foto in Twitter e tutti si lamentavano, un'altra foto dell'Italia, basta, basta. E dicevo sì, però in effetti quello che succede è che l'Italia in una posizione così vantaggiosa, 45 gradi, non fa troppo caldo, non fa troppo freddo, c'ha il mar Mediterraneo attorno, la corona delle Alpi, per cui ha questa posizione veramente vantaggiosa, ha una storia lunghissima, è bellissima, dovremmo veramente farci cura di questo tesoro e cercare di impegnarci a utilizzarlo un pochettino meglio. E da lassù vi assicuro è uno spettacolo stupendo. Ho detto che quando ero in orbita non andavo a letto presto, ero lì che facevo queste foto, le mandavo giù in Twitter, sono tutte su Flickr, vedete lì il sito là sopra, le trovate ancora lì tutte con tutta la serie di commenti se volete andare a guardare, ne ho mandate 632, un pochettino da tutto il mondo, per cui andatevi un po' a divertire se volete là sopra. Per finire questi 6 mesi di missione abbiamo fatto tante altre cose, oltre a questi esperimenti scientifici che vi ho fatto vedere prima, tecnologici e educativi. Abbiamo ricevuto per esempio delle navicelle di rifornimento, è stato un anno di rivieni in continuo, navicella giapponese, due navicelle russe, una navicella europea. Una navicella costruita in Europa, si chiama ATV, un gioiello europeo, che ci ha portato questi rifornimenti. Abbiamo festeggiato anche il 50°, eravamo tutti contenti come potete vedere,
Mi riferisco a Yuri Gagarin qui che sorride, che in quel momento era con noi in effigie perché era il 12 aprile del 2011, cinquantesimo del lancio di Yuri Gagarin. Abbiamo festeggiato questa cosa, è stato un giorno di festa per noi. Addirittura Putin ci ha chiamato sulla Stazione Spaziale Internazionale, abbiamo pranzato diversamente, un pranzo speciale a base di scatolette e un salame, meno male. Durante questi 6 mesi abbiamo anche ricevuto 2 shuttle nella loro ultima missione, hanno portato rifornimenti, pezzi per la stazione. È interessante quando arriva lo shuttle perché improvvisamente il numero di extraterrestri raddoppia, da 6 passiamo a 13, c'hai questi pazzi che per 15 giorni entrano a casa tua e sconvolgono tutto. Quando lo shuttle arriva circa 200 metri sotto la stazione, si ferma, si ribalta e devi fare una serie di foto alle tegoline che sono dietro e che servono per, queste foto servono per vedere se c'è qualche problema. Infatti ecco Katie col suo teleobiettivo, le sue istruzioni, questo è il mio teleobiettivo, le mie istruzioni qua, e stavamo aspettando lo shuttle. Questo è il secondo shuttle che è arrivato in orbita, che aveva una serie di cose interessanti, aveva un esperimento gestito dal CNR di Ginevra, con questo strumento che si chiama Alpha Magnetic Spectrometer, un esperimento interessante, molto costoso, molto complesso, ma che sostanzialmente è stato messo sulla stazione spaziale, che sta collezionando particelle che arrivano dall'universo. La ragione di tutto questo è perché i fisici hanno fatto un attimino il conto di quello che c'è in giro nell'universo, hanno cominciato a misurare quello che ci sta attorno e hanno scoperto che manca qualcosa, giusto Marco? Hanno scoperto che nei conti, i conti non tornano tra quello che dovrebbe esserci e quello che riescono a vedere e a misurare. Secondo voi quanto manca? Lo sapete? Manca circa il 96% della roba che ci dovrebbe essere. 96%, non il 3%. Non si sa dov'è questo 96%. E quindi questo è uno degli strumenti che potrebbe portarci a risolvere questo problema, che è molto importante, ma anche misurare per esempio l'antimateria. Esiste questa antimateria? Riusciamo a utilizzarla? Potremmo utilizzarla per fare energia pulita? Queste sono cose veramente interessanti. Abbiamo parlato con il presidente Napolitano, tra l'altro sulla stazione spaziale, sullo shuttle, membro dell'equipaggio dello shuttle, c'era un altro astronauta italiano, Roberto Vittori, eccolo qua, mentre assieme spieghiamo una bandiera che il Presidente della Repubblica gli ha dato per il 150esimo dell'Unità in Italia, l'abbiamo fatta svolazzare in orbita mentre parlavamo con il Presidente della Repubblica. È stato interessante, c'è stato un momento in cui c'erano 2 italiani fuori dal mondo, interessante. Abbiamo anche parlato col Santo Padre, col Pontefice. È stato un discorso interessante perché io mi aspettavo che il Santo Padre ci parlasse un pochettino dell'universo, dell'infinito, e invece ha cominciato a fare domande. Ha cominciato a chiederci come fate questo, cosa fate quell'altro. È stato veramente, veramente interessante. È stato anche importante personalmente perché a un certo punto il Santo Padre parlava in inglese con tutto l'equipaggio e ha cominciato a parlare con me in italiano e si è rivolto a me direttamente perché proprio qualche settimana prima era venuta a mancare mia madre mentre io ero in orbita, un momento importante per tutti noi. E niente, il fatto che ci fosse il Santo Padre che parlasse di questa cosa sicuramente ha portato sollievo a me, ma a tutto l'equipaggio. E finalmente Dimitri sorride a bocca aperta. Questa è l'ultima foto del momento in cui siamo entrati, è stato il momento di tornare a casa, siamo entrati nella navicella Soyuz, pronti a ritornare a terra. C'è stato un momento interessante, strano, mai successo prima, ci hanno dato l'autorizzazione di fermarci a 200 metri dalla stazione e eseguire delle manovre complesse per fare una serie di foto. Queste sono le uniche foto della Stazione Spaziale Internazionale con lo shuttle agganciato e le abbiamo fatte noi nel momento in cui ci siamo sganciati, quindi è stato un altro momento di privilegio e di estrema bellezza, devo dire. Dopodiché siamo rientrati. Allora, lo shuttle quando rientra
rientra più o meno come un aereo di linea, più o meno, è abbastanza dolce nel rientrare. La Soyuz no. La Soyuz, detta così, il rientro della Soyuz è una sequenza di eventi catastrofici che succedono uno dietro l'altro, che ti lasciano esterrefatto, per il quale tu pensi, vabbè, è stato bello, arrivederci, ci rivedremo la prossima volta. E dopo tutta una serie di questi eventi ti ritrovi appeso al paracadute in questo spazio molto piccolo, schiacciato dentro posizione fetale, aspettando quello che i russi chiamano l'atterraggio morbido. Che vi posso assicurare non è poi proprio morbido. Mi viene da pensare che la loro definizione di atterraggio morbido è un incidente in autostrada tra un tir e un'utilitaria, e tu sei sull'utilitaria, meno male che c'hai la cintura e l'airbag, perché altrimenti ti spiaccicheresti contro. Ma insomma, quello è l'atterraggio morbido. Dopodiché la navicella naturalmente è passata attraverso tutte queste fasi sconvolgenti, come vedete non è in buonissime condizioni. In questo momento sei lì dentro, aspetti una ventina, mezz'ora che costruiscano una specie di trespolo in modo che possano andare sopra. Siamo stati anche fortunati noi, perché di solito se c'è vento, quello che succede, invece di cadere bon, così, cadi e poi cominci a rotolare per la steppa russa. E se non sganci il paracadute velocemente, parti e ti fai la cavalcata sulla steppa russa, la cosacca naturalmente. Allora, dicevo, costruiscono questo trespolo e poi vengono a tirarti fuori, e tu sei sempre lì dentro. Hanno tirato fuori prima Dimitri, che non era messo male, devo dire. Ognuno di noi vive questo rientro nell'atmosfera diversamente, perché dipende un attimino da quanto sei alto, da com'è queste storie qua. E devo dire che di solito quelli piccoli e le donne si comportano, comunque ne risentono molto meno di questo rientro. Katie qua c'ha gli occhiali, sta parlando con il telefono satellitare col marito, saluta come la regina d'Inghilterra. Se non sapessi che è rientrata dallo spazio, direi che torna dalle ferie. È stata a Rimini 15 giorni, eccola qua che torna e saluta. Dopodiché hanno tirato fuori me, che devo dire ero un pochettino più provato. Questa gravità mi è venuto da dire in inglese gravity sucks, che non si traduce benissimo in italiano, ma traduce come tipo la gravità fa schifo, una cosa così, perché è veramente forte questa gravità. Guardavo l'orologio e dicevo, ragazzi, ma pesa 3 kg questo orologio, cioè non riuscivo a tenere sulle mani, non riuscivo a fare niente. Difatti, quando mi hanno deposto dalla croce, mi sembra la deposizione dalla croce qua, notate bene nella mano destra il sacchettino per vomitare, sono riuscito a malapena a alzare il dito e dire sto bene ragazzi, basta con le foto, perché qui atterri nella steppa del Kazakistan, ti mettono su un elicottero russo di quelli di prima, un'ora e mezza di volo, arrivi all'aeroporto più vicino, ti caricano su un aereo della NASA e ti fai 22 ore di volo per tornare a Houston. È un viaggio un po' complesso, devo dire. Va bene, questa è la storia del rientro. Con un'altra decina di minuti? Una decina. Mi sono consultato, perché in effetti adesso c'è la parte di chiusura. Parliamo un attimino del presente e del futuro. Noi siamo sulla Stazione Spaziale Internazionale, che se la dovessi dipingere qui la farei qua sostanzialmente, 400 chilometri sono quasi per terra, siamo lì, a Houston ci sono i controllori di volo, controllano tutto, ci fanno dormire la notte, se c'è un problema, un'emergenza, un qualcosa, ci pensano loro, a noi in 6 mesi ci hanno svegliato una volta per chiudere una valvola, per il resto ci hanno pensato loro, quindi è un modo abbastanza interessante per lavorare. Ma già se dovessimo andare un pochettino più lontano, sulla Luna, la Luna è a quanto?
350.000 chilometri più o meno, se dovessimo prendere uno dei nostri razzi ci andremmo in 3-4 giorni più o meno, 8 minuti e mezzo per arrivare in orbita, 3-4 giorni per andare sulla Luna. Anche sulla Luna, se c'è un problema, chiami Houston. Houston, we have a problem. E si risolve la situazione. Ma se dovessimo continuare nell'esplorazione e andare nel pianeta più interessante che sta vicino a noi, ovvero su Marte, dovremmo fare qualcosa di diverso. Andare su Marte vuol dire fare un viaggio che dura 8 mesi, 9 mesi di andata, dopodiché un altro 7-8 mesi, un anno, aspettando che Marte ritorna vicino verso la Terra, e poi 7-8 mesi per tornare indietro. Insomma, un viaggio andata e ritorno 2 anni, 2 anni e mezzo, 3. Pensate a prendere 8-10 persone, metterle dentro una navicella e farli fare questo viaggio. Comincia a diventare complesso. Se sei su Marte e hai un problema, e chiami Houston, la valvola 27 alfa, mi sembra che non funzioni bene, gli dai un'occhiata per favore? Aspetti una decina di minuti che ti rispondono: what? Say again? O meglio, che cosa? Ripetete? Cioè, perché voglio dire, cambia completamente il paradigma, non ci possono essere più i controllori di volo a terra che ti controllano la navicella, devi fare da solo, o ci devono essere un sistema tecnologico molto, molto superiore a quello che abbiamo adesso. Andare su Marte, per quanto mi riguarda, oggi come oggi, non è possibile con la tecnologia che abbiamo, ma se dovessimo lavorare, fare un programma serio per i prossimi 10 o 15 anni, riusciremmo a mettere un essere umano su Marte, così come abbiamo mandato in questi giorni un robot che ci manda delle bellissime foto. Andare su Marte, secondo me, è un obiettivo possibile, intelligente, umano, fa parte del conoscere. Forse dovremmo lavorare di più su questo e costruire meno incrociatori o altre cose di questo tipo. Ma se guardiamo, ammettiamo anche di andare su Marte, ma se guardiamo un pochettino più in là e guardiamo le stelle qua attorno, potremmo pensare che a ognuna di queste stelle ci sia un pianeta o più pianeti associati. Quindi contando le stelle potremmo contare i pianeti. Ma dove sono le stelle? Questa è una foto della stella che è più vicina a noi fuori dal sistema solare. Se guardate attentamente in questa foto c'è un cerchiettino rosso, la stella nel mezzo è Proxima Centauri e si trova, è la stella più vicina a noi fuori dal sistema solare e si trova a 4,2 anni luce più o meno. Che vuol dire che se dovessi andare alla velocità della luce, 300.000 chilometri al secondo, se dovessi andare alla velocità della luce ci metterei 4,2 anni a andare là sopra. Ma siccome alla velocità della luce non ci posso andare, oggi come oggi, posso andare alla velocità nostra, delle nostre navicelle, 30.000 chilometri all'ora più o meno, per andare su Proxima Centauri, ho fatto un conto stamattina ed è saltato fuori 162.000 anni. Che è un pochettino tanto, insomma, e questa è la stella più vicina a noi, è quella che in paragone è tra me e il fiore qua, perché se guardo le stelle più lontane, a quelle a 10 anni luce, 100 anni luce, 1000 anni luce, sono 1000 anni luce, sono la terza fila qui, l'ultima fila laggiù forse saranno 10 milioni di anni luce, ma 10 milioni di anni luce per distanze astronomiche è niente, è qua dietro l'angolo. Immaginate quanta roba che c'è fuori dal nostro sistema solare, fuori dalla nostra galassia. Questa è una foto di una galassia simile alla nostra, simile alla Via Lattea. Quanti pianeti ci sono lì? Quante stelle ci sono lì? Miliardi. Quante sono le galassie nell'universo? Questa è una foto fatta dal telescopio spaziale Hubble. Se voi prendete un centesimo di euro e lo mettete a un metro di distanza e riuscireste a guardare quello che copre questo centesimo, vedreste quello che si vede in questa foto. Ci sono centinaia di galassie in quest'area molto piccola. Quanti pianeti, quante stelle ci sono nell'universo? Quanto è grande questo universo?
non è infinito, probabilmente lo è, ma non è infinito, è finito come, immaginate di essere sulla spiaggia qui al mare e di infilare una mano dentro la sabbia, tirare su un po' di sabbia e lasciate una montagnetta di sabbia là sopra. E poi cominciate con pazienza a contare i granelli di sabbia che vi sono rimasti in mano. Difficile, ma si può fare con un attimino di calma. Quando avete finito, buttate via tutto e pensate che le stelle nell'universo, probabilmente anche i pianeti nell'universo, sono di più di tutti i granelli di sabbia, di tutte le spiagge, di tutto il mondo. E questo vi dà un attimino l'idea di questo infinito finito che è per noi non comprensibile, ma che a me viene voglia di esplorare, a me verrebbe voglia di andare là sopra, verrebbe voglia di andare a trovare un extraterrestre. Ritorniamo chiudendo alla foresta. Vi dicevo che alla fine io ero un ragazzino normale come tanti, cresciuto all'oratorio, così senza avere idea delle proprie capacità, delle proprie... Avevo un sogno, ma non ero veramente sicuro se riuscivo, se sarei stato in grado di raggiungere questo sogno. E alla fine oggi mi sento fortunato di essere riuscito a fare questo sogno, e devo dire che sì, è difficile, è complesso, è intimidante trovarsi davanti a questa foresta, ma alla fine ci sono delle cose sulle quali, se ci potessimo concentrare un attimino, sono sicuro che queste cose potrebbero aiutarci ad andare avanti, a darci forza. Secondo me serve, la prima cosa serve sicuramente la passione, avere passione per quello che uno vuole fare, non forzarsi a fare una cosa che non ti interessa, non forzarti. Trova la cosa che è la tua passione e falla. Ma non deve essere fare l'astronauta o per forza essere l'astronauta. Potrebbe essere fare il cuoco, potrebbe essere fare il tassista, potrebbe essere fare il parrucchiere. Se lo sai fare bene, lo fai con passione, è molto molto meglio di qualcuno che fa l'avvocato e va in tribunale tutti i giorni con la faccia lunga così perché non ci vuole stare. E magari guadagna il triplo. A parte il fatto che ci sono cuochi, parrucchieri, che guadagnano molto di più di quello che guadagno io, a parte quello. Passione. Coraggio, decisione, bisogna essere decisi, perseveranza, non fermarsi davanti agli ostacoli, trovare il modo di passare attorno a questi ostacoli, superarli o distruggerli, abbatterli, capire cosa fare in ognuna di queste situazioni. E a me ha dato coraggio questo senso di sfida. Con più mi dicevano che una cosa non si poteva fare, con più io la volevo fare. Perché mi sentivo sfidato. Secondo me occorrono occorre mettere assieme una serie di cose che poi ti aiutano in questo viaggio, una volta che hai queste cose sulla sinistra. Occorre mettere assieme delle conoscenze, che vuol dire andare a scuola, o imparare, o fare dei corsi. Occorre avere una forma mentis, crederci in un certo obiettivo e andare avanti. Occorre avere una preparazione tecnica, perché con una preparazione tecnica adeguata si riescono a fare delle cose impossibili. Occorre l'equipaggiamento corretto, occorre, secondo me, lavorare in gruppo, perché nessuno di noi è un supereroe o super genio, ma quando si mettono assieme le energie di più persone si riescono a fare delle cose che ogni singola persona non è in grado di fare. Quindi lavorare in gruppo, tesorizzare questa cosa. E l'ultima cosa, secondo me, occorre imparare dagli errori, perché ognuno di noi prima o poi fa degli errori, bisogna affrontare questi errori e non nasconderli, imparare da questi errori, guardarli di fronte, tirar fuori le cose positive, perché ci sono anche in questi errori, e buttare via il resto, fisicamente prendere questi errori e buttarli dietro le spalle, perché non devono essere più davanti a te a distrarti o a impedirti di fare il tuo viaggio. E finisco dicendo che alla fine di tutto questo, però, il futuro è nostro. Siamo noi che decidiamo e dobbiamo decidere cosa fare nel futuro. Non possiamo aspettarci che gli altri ce lo diano su un piatto così, o non sempre succede. Siamo noi che dobbiamo prendere
questo futuro per le mani, questo coro per le torna, questo toro per le corna, e andare avanti. Perché ogni tanto, se veramente ci crediamo e lavoriamo, anche le cose impossibili si possono realizzare. Io voglio solo Voglio solo ringraziare a nome di tutti noi Paolo per la testimonianza che ci ha dato, che questo applauso e questa partecipazione che ci hai consentito di vivere oggi dimostra. Ci sono degli aspetti che lui ci ha fatto vedere, ci ha fatto vivere veramente oggi, che credo ci facciano uscire di qui diversi da come siamo entrati. Perché abbiamo visto ad esempio cosa vuol dire dover ritornare bambini, a imparare a camminare, a prendere le cose, a spostarsi in uno spazio in cui la gravità non c'è più. Quello che noi diamo per scontato, che le cose cadano quando le lasciamo andare, improvvisamente ci accorgiamo che non è scontato. E c'è un modo di essere disposti a reimparare tutto che è proprio della condizione umana, del potersi adattare, vivere. Abbiamo visto una bellezza, mi sembra, non usuale e testimoniata da uno con la vibrazione del cuore, degli occhi che l'hanno vista, che l'hanno vissuta. Una bellezza del nostro pianeta che si impone per la sua grandezza e al tempo stesso per la sua fragilità, perché abbiamo anche avuto un contraccolpo della responsabilità, no, che a noi tocca per come noi trattiamo il dono che ci è dato di questa bellezza, di questo pianeta, di questo mondo naturale in cui viviamo. E poi questa sproporzione straordinaria, no? Da una parte l'ingegno, il coraggio, oppure la perseveranza, per usare un'altra delle belle parole che lui ha usato, la grandezza, no? Dell'uomo di Paolo e dell'uomo che lui rappresenta, che ha fatto questo passo così grande, eppure nello stesso tempo la piccolezza, sentirsi ancora più piccoli di quando si è partiti, di quando si è incominciato a capire. Perché l'universo è molto, molto più grande di quello che ad oggi noi possiamo appunto esplorare, come ci ha fatto vedere Paolo. Quindi insomma credo che usciamo di qui al tempo stesso più orgogliosi e più umili. Ci troviamo tutti più bambini, più capaci di stupirci magari. E davvero mi ha colpito, sia perché lo ha ricordato lui, ma perché ho seguito anch'io in diretta quel dialogo famoso con con Benedetto XVI durante la loro missione, perché non si è rivolto a loro con dei discorsi o con delle spiegazioni, ma era bambino anche lui, veramente mi ha colpito questo. Ha desiderato ascoltare la loro testimonianza, ha voluto immedesimarsi con gli occhi di chi era lassù e vedeva le cose come si potevano vedere da lassù. E questo è il cuore di un uomo vivo, di un uomo che desidera la verità, desidera sperimentare la verità. E mi ha anche colpito, e con questo davvero concludo, perché mi ha colpito come il Papa, rileggendo quel dialogo, si è rivolto a loro come nostri rappresentanti, la punta avanzata dell'umanità che esplora nuovi spazi e nuove possibilità per il nostro avvenire. Quasi a dire, voi non siete lì per conto vostro, siete lì
portando lì tutti noi, perché attraverso quello che voi vivete e scoprite possiate testimoniare una bellezza e una verità più grande. Questo è il destino di tutte le cose belle e vere, di essere condivise e di essere testimoniate. Questo è quello che è successo oggi al meeting. Grazie a Paolo.